Leggere dei brani letterari, che cosa può aggiungere all'esperienza di un attore? Un tempo completamente diverso dell'immaginazione, cioè tu quando hai un testo che non conosci e che ti arriva per la prima volta puoi essere colpito dalle emozioni e dalle immagini come se fosse quasi una parte vergine di te, no? E mi è capitato per esempio con la poesia del Varo proprio di essere commosso dal fatto che le immagini che lui suscitava erano poi le immagini di casa sua che avrebbe dovuto lasciare per andare a combattere in guerra. E diceva: io venderò cara la vita perché la mia vita costa molto, perché è molto lavorata. E la struttura del testo ti porta a questo impatto. Quando poi la devi rileggere, questo è anche interessante, cioè davanti agli altri e non la leggi più a mente, da attore non devi farti fregare dal suono della tua voce, devi dimenticarti di tutto quello che in realtà chi per le prime volte legge davanti agli altri fa. Sente se stesso, no, devi tornare all'immagine dell'autore, devi tornare a quella presentazione quasi vergine delle cose e per fare questo devi fare un lavoro di dimenticarsi completamente di quello che c'è intorno, ma soltanto stare sulle immagini che ti vengono date. Viceversa, un attore quale ulteriore elemento aggiunge con la sua voce a un testo letterario? La voce riscrive il testo letterario, la voce è già un tradimento del testo letterario, ma siccome noi non siamo stati programmati per leggere a mente, perché l'uomo legge a mente da Dante in poi, prima era considerato strano chi leggeva a mente, Giulio Cesare leggeva a mente e sembrava uno stregone, quindi la Divina Commedia è stata scritta per essere letta in voce e quando noi leggiamo in voce davanti agli altri, la cosa che succede è che queste cose si avverano, vengono evocate, no? E quindi ha molto a che fare con l'immaginario. Sarà divertente provare questi testi in una stanza, perché questi testi, specialmente gli ultimi, quelli che hanno vinto oggi, così, sono stati scritti per essere letti a mente. E invece al test della voce verranno riscritti anche da me, perché se io lo interpreto in una certa maniera o un passaggio lo faccio con una sottigliezza oppure un'emozione più forte. Questo dovrebbe, come dire, suscitare negli altri che mi ascoltano tutt'altro tipo di lettura. Che rapporto personale hai con la lettura e la letteratura? Ti riservi del tempo per leggere? Sì, ci sono dei momenti, specialmente nelle vacanze estive, in cui mi porto un sacco di libri, anche di fumetti, perché poi ci sono delle cose autoriali molto belle e mi propongo di leggere così. Negli ultimi anni ho letto tante cose di psicologia, varie cose più legate allo sviluppo personale, poi mi dicevo: ti mancano i romanzi, ti mancano le storie, ti mancano le cose per cui poi veramente impari degli esseri umani, no? E quindi cerco sempre di avere un tempo di lettura. La lettura comunque è importante ed è un mondo completamente diverso. Io sono completamente fatto di serie televisive, di cinema, però la lettura ti dà ancora la possibilità di sognare un po' ad occhi aperti quello che tu realmente immagini. No, non è un sogno che gli altri ti fanno vedere da registi, da montatori, ma è quello che tu ti immagini nella testa. Io sono sempre stato molto affascinato da attore da questa capacità di immaginare delle cose che tu dici: ma io non le ho mai viste, io non so, io perché leggo questo libro e ho in mente delle cose di Pietroburgo, di Parigi, ma non ci sono mai stato né a Pietroburgo né a Parigi né in casa di questo. Com'è possibile che ho un ricordo di questa roba? Questo io lo trovo incredibile. Ed è però la materia con cui lavoro tutti i giorni come attore, perché molte cose che accadono ai miei personaggi io non le ho mai vissute, però com'è possibile che io le veda nella mia testa, le senta nel mio corpo? Questo è un mistero che nella vita mi è sempre interessato. Arrivano da altri. E da dove arrivano? Da altre persone, da altre cose. È un immaginario che evidentemente siamo collegati da un'altra parte. Quali testi ricordi sempre spontaneamente e con piacere? Sono legati a dei momenti particolari della tua vita? Devi sapere che io sono un attore e quindi tante cose ho dovuto studiare a memoria nella mia vita, ma ho anche una pessima memoria, cioè rimuovo tantissime cose. Le uniche cose che mi rimangono sono le cose legate alle emozioni e alle persone, per cui ho sempre bisogno, ho sempre avuto bisogno non di studiare in maniera asettica, né la parte, né i libri che studiavo, ma ho sempre avuto bisogno della mediazione di farlo con gli altri. Allora, se io lo studio con gli altri, se parlo con te o se la cosa la farò davanti a delle persone, questa cosa mi rimane. E quindi sì, ci sono dei testi che mi sono rimasti perché sono stati un'esperienza condivisa. E trovo che sia il bello della letteratura questo, cioè c'è una cosa privata,
tu fai con te stesso, ma poi meraviglioso quando lo cominci a discutere con gli altri. Ci sono anche dei film che sono così a volte. Quando magari, io dico Zoolander, quando l'ho visto la prima volta non mi ha fatto così ridere. Condividendolo con gli altri, ripetendolo, mi ha cominciato a far ridere di brutto. Ci sono delle parti di libri che diventano grandi in questo primo impatto, diciamo, che ti colpisce, ma poi soprattutto nella seconda parte, di quando lo condividi con le persone che ami, no, con la tua fidanzata, condividi un passaggio di un libro, questo ti fa l'anima delle persone. È questa seconda parte, questa rilettura. La rilettura è importante. Un'esperienza comune. Ci puoi dire qualcosa sul tuo personaggio della fiction che andrà in onda il prossimo autunno, dell'Archibugi, se non mi sbaglio? Sono molto felice di questa fiction perché è un lavoro di cinema a tutti gli effetti, però raccontato in 10 ore di narrazione o qualcosa di più, 12, quindi diciamo con un'artista cinematografica che si presta per la prima volta alla televisione, un po' un evento, no? Il mio personaggio sarà quello di un livornese, un proprio doc che vive a Livorno, un vitellone di Livorno, no? che passa tutto il tempo sulla Porsche, non fa un granché, invita sempre gente a cena, e in realtà poi non ha una lira sulla pelle, come dicevano in Piemonte, perché è uno che ha fatto fallire la sua azienda, quindi non può deve nascondere il fatto che in realtà è povero, che ha mille modi di arrangiarsi, cerca sempre un modo per arrabattarsi, ed è molto amico di Vittoria Puccini, che è la protagonista. Poi diciamo anche un po' innamorato di lei, riuscirà a trovare un modo, lo vedremo, per trovare un posto nel mondo anche da adulto. Quindi mi piaceva questo Peter Pan che non cresce mai, che fa un po' sempre il cretino, che ha la battuta pronta, che comunque è uno che ti fa ridere, un personaggio solare alla fine, però come tutti quelli che vivono un po' poi di superficialità, di incontri, di meeting, di aperitivi, rischia di non crescere. Allora mi piaceva Giorgio Valpredi, e mi piace tuttora proprio questa cosa. E poi il fatto che, come sempre si fa al cinema, io sono stato lì 2 mesi, mi sono fatto tanti amici a Livorno, sono diventato parte di quella città e ho cominciato a parlare come loro, e quindi a ragionare come loro, quindi cioè è una cosa importante comunque. Mi sono sentito proprio della città. Tu hai fatto un percorso, insomma, molto interessante, importante. Adesso come ti vedi rispetto agli esordi, rispetto all'inizio della tua carriera? È molto emozionante tornare qui con Matteo, che è stata una persona a cui ho dato il cuore e che ha saputo riconoscere il mio cuore tanti anni fa. E dicevo, io non ho mai fatto un personaggio che mi abbia definito e classificato come quel personaggio, ma ho sempre cambiato. Una mia intimità e una mia fragilità di fondo l'ho sempre messa nei personaggi, mi permette di cambiare, e quindi sono contento, adesso che sono un uomo e non più un ragazzo, di aver mantenuto questa possibilità di essere comunque ucciso dalle cose, comunque toccato dalle cose, ma sono più giovane adesso di prima mi appesantivano di più le convenienze, le persone, il modo di stare insieme, dovevo piacere di più. Adesso succede il contrario, cioè forse adesso la gente sta più volentieri con me perché io non chiedo niente e sono molto interessato, cioè l'ascolto adesso è una cosa importante. Ho capito che c'è un grande universo dentro di noi, c'è altrettanto un grande universo fuori, e che dobbiamo comunque stare aperti a quello che c'è, quindi questo è un momento di ascolto. Nei miei personaggi c'è questa varietà, che viene solo appunto dal fatto che ascolti e non imponi al personaggio una tua visione, ma come ogni amico, no? Lo conosci in una maniera diversa, ogni personaggio lo avvicini come se fosse una persona nuova, quindi con un linguaggio nuovo. Io e te ci conosciamo in una maniera, abbiamo un certo linguaggio, poi con gli altri li impatterò, no? In una certa maniera. Grazie mille. Vediamo cosa ne viene fuori adesso in questo periodo di 3 pagine.